momento drammatico per il paese. Nessuno riflette su una cosa che ci insegna anche la guerra in Ucraina. Ormai il mondo è un condominio e in particolare lo è l'Europa. Pensare che le cose che riguardano un paese si possano gestire nei confini della patria è un atto assolutamente illusorio. Primo, da un punto di vista degli equilibri economici, siamo il paese più debole dell'Europa. Secondo, siamo il paese che con un atto, a mio avviso, sbagliato del governo Conte, ha preso in assoluto più soldi di tutti dal Recovery Fund, soldi che abbiamo in prestito con la caduta del governo, su motivazioni dietro le quali però ci sono le riforme senza le quali il paese non cammina, la giustizia, la libera concorrenza, la fiscalità, cioè le cose centrali, no? Il reddito di cittadinanza che deve diventare una cosa seria e utile, no? Il sisma bonus che deve essere fatto come si deve, eccetera, eccetera. Questo è un paese che non gode più la fiducia del resto del condominio, che ha fatto la colletta. Io non so che cosa succederà sui mercati nei prossimi giorni, ma il danno è gravissimo e va a incidere su tutte, sull'economia, sulle istituzioni. In questo quadro io credo la crisi sia gravissima, però in prospettiva, perché i pozzi furono avvelenati dal Porcellum, una legge fatta per rendere ingovernabile il paese, perché creava le condizioni per non avere assolutamente una maggioranza in Senato. Il Porcellum è stato la fonte di ogni guaio, al quale si è aggiunto il Rosatellum. A questo punto, aggiungici la riduzione parlamentare, noi avremo un Parlamento che, quando sentirò dire che la centralità democratica sta nel Parlamento, io farò delle ricche risate. Perché questo Parlamento sarà espressione comunque non dei cittadini, ma di alcune persone che avranno scelto delle liste di eletti. È chiaro che se dovesse arrivare un governo, sia esso come è successo con i 5 Stelle all'inizio, sia adesso con Fratelli d'Italia, noi avremmo governi che nel condominio non verrebbero accettati. Per cui io vedo veramente una condizione difficile.